grazie. Buonasera e benvenuti all'intervista di Dadi. Stasera abbiamo un nuovo ospite, molto meglio di quello della settimana scorsa, perché è molto più attuale, perché pensate a un cantante rap della nuova generazione, ossia sta cercando di sfondare nella musica di, tra virgolette, indie, so perché vuol dire ma mi piace dirlo, quindi accogliamo il nostro ospite di stasera! Buonasera. Ma no, questa cosa sarebbe, scusi? Non lo so, ho scoperto solo adesso che non ero proprio seduto sul gesso. Ah, bene! Cioè, lei crepa anche parlando, eh? È fantastico! Buonasera a tutti, benvenuti, qua non siamo da Rizzuti. Eh sì, esatto. Beh, riesci a fare rime inventate, cioè, rime inventate, meravigliose. Il suo nome? Io mi chiamo Gialli. Ah, perché è già qui? No, io mi chiamo Gialli. Gialli? Come mai Gialli? Stavo pensando al mio nome da Aeromistallo, però poi ho scoperto che il mio colore preferito era il giallo, quindi ho deciso mi chiamo Gialli. Ma è fantastico, lei riesce veramente a treppare proprio tutto, o come si dice dalle mie parti, a treppicare tutto proprio. Fantastico. Buonasera a tutti, sono Gialli, non l'avevo detto, salto tutti quanti. Fantastico, riesce a scappare rime così inventate che non esistono. E senta, è da quant'è che nel mondo basta questa tagata, grazie, che abbiamo capito che questo è un campionamento. No, un campionamento, tu non sei contento, io sono qua e indosso un indumento. Ah, vabbè, chi non lo indossa? Cioè, anch'io per fortuna ce l'ho tutti quanti gli indumenti. E senta, ha una canzone preferita? Quante ne incise lei? Ho inciso una canzone che parla di mia madre. Cioè? Quando tua madre ti dice qualcosa che ti dà noia, tu devi dire sei una... Una? Figlio. Cosa vuol dire figlio? Non lo posso dire, pigged. Che vuol dire? Pigged. Che vuol dire pigged? Troia. Ah, bene, grazie. Beh, grazie per aver... Come mai scusi non può dire... Che nel trap non si può rappare se vuol dire una cosa volgare. Ah, ok, quindi qualunque parolaccia lei dà... Oh, eo. E ok. Ah, nel senso eo... Scotto di Saiva. Bene, bene, ma lei ha qualche mito a cui si ispira? Della musica trap? Io ero molto amico del mio amico Spera Bestia. Come Spera Bestia? Non è Spera e basta? No, io lo chiamo Spera Bestia. Perché? Perché è molto simpatico. Ah, era simpatico. Lui era molto mio amico, però poi è diventato troppo figo. E allora che cosa ho fatto? Sono andato e gli ho dato del manto. Dopo allora ho scoperto il signorino, lui è anche molto carino. Wow, hai già fatto una canzone proprio in diretta. Cioè così, lei che le canzoni le vengono io proprio... Io l'ho sul momento, vestito sempre con questo indumento. Ah, è sempre vestito qua, non ce lo cambia mai, cioè. Chissà l'odore che deve emanare quando se li leva. Ma anche a letto va con questi indumenti. Io non vado nel mio letto, perché sennò poi dopo mi gonfio il petto. Wow, lei riesce a parlare veramente... Cioè, lei non riesce a parlare normale, cioè lei... Parla treppando. Io treppo tutto il giorno, dalla mattina fino alla carne col contorno. Ah, la carne col contorno, bene, bene. Quindi, visto che mi sembra che lei sia molto social in questo... Io non amo i social, no, non amo i social. No, media, non amo... Se no, facevo la terza media. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire che faceva la terza media? Tu sei proprio un tipo picco. Grazie. E ho provato, un'ora e mezzo ci metto per essere così. Perché non tu ci metti un'ora e mezzo per essere così? Sì. Io ci metto 20 minuti per stare qui. Ah, bene, 20 minuti, bene, quindi oh, sarà lunga. Sta cagando. Noi già questa intervista, bene. E, ma se lei quindi non è così social, non ha un profilo YouTube, Twitter, io non amo i social media, se no facevo la terza media. A rigonfia, abbiamo capito questa cosa. Quindi lei, scusi, come ha fatto per diventare famoso? Il futuro sai lontano, io ti do il culo, tu mi dai la mano. Ah, io meno male. Pensavo un'altra cosa. E cosa le posso dire? Ma è da tanto che fa questa cosa oppure... No, ci sta provando? Ho cominciato e sono un po' emozionato.
fatto. Ma si vede che è emozionatissimo, è proprio, le sta buttando proprio ben bene. Ricoppia. Abbiamo capito il tuo cavallo di battaglia? Il biscotto di Saiba. Sì, abbiamo capito che è il biscotto di Saiba, ma dicevo, questa canzone è la tua prima canzone, il tuo cavallo di battaglia, cos'è? La prima canzone non è questa, se vuoi dopo te la presta. Vabbè, mi faccia sentire la sua prima canzone, no? L'ho cantata prima, quella dedicata alla mia mamma. Ah! Se vuoi te la rifaccio così la sento anche in tocchini. Lui è amato dai bambini. Ah sì? Ma perché forse lo ricordano un po' di Kung Fu Panda, forse per quello. Io sapevo che era Winnie the Pooh, ha scoperto dove stava la Pupù. Ah, ok, bello. Okay. A Winnie the Pooh nel senso che appena lo sentono, ricorda con questa canzone. Se mia madre mi dice qualcosa che mi dà noia, io gli dico mamma sei una mega. Una? Mega. Cosa vuol dire mega? Troia. Ah, ok. Adoro questo fatto che nel trap non si possono dire volgarità, ma perché è una cosa che... Tu non puoi pensare se dopo sei troppo volgare. È giusto, giusto, giusto. Mi sembra anche... Ma lei è un'etichetta dove si appoggia oppure è indie? Io sono indie, indipendente. Ah, pensavo che non ci si ragiona niente. Niente, mamma, è fantastico, lei è fantastico, devo dire. E, senta, ma non c'è proprio niente, un profilo dove possiamo seguirla, un canale YouTube? Io non ho. Un po' come c'è Alice, dove fa le ricette di 4-13. Buonasera, bellissima Alice, tu sei bella più di una termice. Bella, ma la vista struccata? Lei è bella anche da struccata, ma di sicuro non me l'ha ancora data. Ah, bene! Vabbè, chissà, dai! Dopo questa dichiarazione d'amore la vedo molto contenta, dice. Me la faccio anche a me da una dichiarazione d'amore? Tu sei proprio una dalle dame, lo sai che sei bella, ma sei un tergame. Guardi, dopo questa, guardi, non so cosa dire. Dopo questa... Ha fatto male? Mi hai fatto proprio male. Oh, mi dispiace, signore, mi dispiace. Mi all'ospedale. Beh, visto che però posso fargli da molto ispiratrice per fare le canzoni, no? Certo. Quindi lei non ha nemmeno un canale YouTube dove seguirla? No, io faccio così per strada. Ah, per strada? Beh, chi non fa le cose per strada in questi giorni? E si guadagna molto? Io faccio le cose per strada, tutti ci ho trovata. Comunque io sono un grande amico anche di Calcutta, solo sì. Quando canta lui in rutta. Ah, va bene. Ma lei si fa, è proprio amico di tutti quanti i trap, non so, di Calcutta non è un trap. Il mio cantante preferito è Cosmo, l'ho scoperto quando ero da Cosmo. Vabbè, non parli di fare era così. Non è che gli ho dato la botta in testa, l'ha fatta un po' l'intonare. Mi hai fatto proprio male, mi mandi all'ospedale. E infatti mi sa che la devo mandare perché mi sa che sta uscendo un po' di sangue. Quindi allora, di davvero non c'è nessun contatto dove seguirla? Io sono per strada dove ti ho già trovato. E ricordia con questa cosa, ma anche se non lo dice il giro è uguale, che mi ha visto per strada. Ma mi sa che la devo congelare perché gli ho fatto una bella botta. Quindi, ci vediamo più tardi. Quindi aspetti, se va all'ospedale riesci anche a crepare lì. Certamente io lo prepo anche all'ospedale. Ah bene, qua dice perché all'ospedale ci sono tanti malati. Bene, mi dispiace, quindi mi ha fatto piacere conoscerla, ci rivedremo presto. Una freccia di mano? No, è normale come tutti quanti. No, i rap fanno come i rap, devono fare pacchetto. Ah, lei sarà richiestissima a Natale per impacchettare i regali. Mi sa che me ne devo andare. Ah, gli scappa da... Mi scappa da... Ok, va bene, con